Scende in campo la B con questa sfida che si preannuncia davvero avvincente. Un saluto da Piero Gibardo e Stefano Nava. Ciao a tutti. Spesso queste partite regalano emozioni incredibili. Speriamo sia così anche stavolta. Stefano, quali sono le tue considerazioni sulla squadra di casa? Due pareggi lasciano un po' l'amaro in bocca a questa squadra intenzionata a centrare la promozione quest'anno. Vedremo oggi come saprà reagire. Cercherà ovviamente la vittoria con tutte le sue forze. Ecco la formazione della squadra di casa. Si schierano in campo col 4-4-2 più offensivo rispetto al solito, con i centrocampisti che devono dare una mano. Arini! Non riesce a bloccare, attenzione! Lollo. Guadagna metri verso l'area. Ha spazio per andare. Palla vagante adesso. Hanno pareggiato l'ultimo match in trasferta. Hanno pareggiato 1-1 pur giocando meglio degli avversari. I presupposti per vincere oggi ci sono tutti. Interviene con decisione, spedendo il pallone in out. Fermano la manovra avversaria. Si aprono spazi invitanti. Inizializza. Restituisce bene il pallone. Si trascina il pallone oltre la linea. Brutto errore qui. La rimessa laterale già battuta. Non vogliono dare il tempo alla difesa di riposizionarsi. Ci sono metri a disposizione. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Palla. E c'è la conclusione. Palla che finisce in angolo. Palla verso il centro dell'area. La allontana di pugno. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Canini. Renzetti. Croce. Punta l'area, lo ferma ma non controlla. Caputo. Ha spazio per andare. Ha il pallone del possibile vantaggio. Colpisce la traversa, non è finita. Prova ad andare. Arini. Almici. Occhio al suo movimento. Cerca il traversone. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Piccolo. Non è finita, attenzione. Si avvicina all'area. Ottima lettura difensiva. Pallone troppo lungo e pallone recuperato senza problemi dal portiere. Occhio, cerca l'area di rigore. Punta la porta. Brutto fallo, vediamo se arriva un provvedimento per il giocatore dell'Empoli. Intervento scomposto questo, chiaramente falloso. Lo hanno visto tutti, troppo evidente. Sono sicuro che anche l'autore del fallo se n'è accorto.
Attenta qui la difesa, palla allontana. Prova da casa sua. Conclusione che non trova la porta. Forse messo fuori tempo da un rimbalzo? L'arbitro dice che può bastare 0-0 alla fine del primo tempo. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. Canini. Renzetti. Piccolo. Arini. Guadagna metri. Cross in mezzo. Si salva di pugno. Ottimo l'intervento, palla in fallo laterale. Renzetti la mette in mezzo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Lollo. Caputo. Ci sono metri a disposizione. Può metterla da lì. Il City ha rotto gli indugi ufficializzando la conclusione della trattativa della quale si era così tanto parlato nei giorni scorsi. Un buon acquisto, cercato, voluto, trovato per rinforzare la rosa in un settore che evidentemente andava puntellato. C'è aria di cambio. Pasqual. C'è spazio per andare. Ci riprova. Ottima lettura, recuperano il pallone. Piccolo. Hanno metri a disposizione. Croce. Arini. Può cercare il cross, la mette in mezzo, intervento del difensore che spazza. Brutto cross, nessun problema per la difesa. Palla spazzata via, sarà corner. Sostituzione in arrivo. Al corner, strepitoso l'intervento del portiere. Una parata che finirà sicuramente negli highlight del match. Lollo guadagna metri verso l'area. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Piccolo. Attenzione, pericolo! Grande parata questa! Cosa avrà mangiato oggi il portiere? Impenetrabile! Cross verso il centro della... Con i pugni, allontana! Grande partita di entrambi i portieri finora. C'è il triangolo. Potrebbe crossare. Prova ad aprire verso il compagno. La mette in mezzo con questo pallone. Buono l'anticipo del difensore. Moro salviato, le ha cercato il tocco profondo ma non va. Arini. Ci sono ancora 8 minuti da giocare. Guadagna metri. Piccolo cerca la rete. Efficace qui l'intervento del portiere. Bravo. Resta dunque sullo 0-0. Croce.
Brutto questo cross, palla irraggiungibile. Lollo, si aprono spazi invitanti. Caputo ha spazio davanti a sé, difesa avversaria piazzata male qui. Saranno due minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Può avanzare, ha spazio per andare. Crossa verso il centro, cross troppo lungo, nessuno può arrivare. L'allenatore opta per un cambio. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo, pallone spazzato via bene dalla difesa. Intercetta il pallone con un intervento provvidenziale. L'arbitro sancisce la fine dell'ostilità, finisce dunque con un pareggio. Le statistiche sui tiri premiano nettamente una delle due squadre, ma non è bastato per centrare la vittoria. Insomma, poi alla fine nel calcio conta segnare. La mira non è stata delle migliori, ma anche il portiere avversario ci ha messo del suo con alcuni grandissimi interventi. Benvenuti a questo match da parte di Pierluigi Pardo. Speriamo che la gara possa regalarci 90 minuti di calcio spettacolo. Coinvolgo subito Stefano Nava. Tutti ci aspettiamo un match scoppiettante, possibilmente con dei gol. Speriamo di non rimanere delusi. Ecco la formazione della squadra di casa. Partono dunque con il 3-5-2. Che ne dici, Stefano? È sicuramente un modulo buono per ogni stagione, che può trasformarsi facilmente alzando o abbassando gli esterni di centrocampo a seconda se ci sia bisogno di maggiore spinta o di maggiore copertura. Qual è il tuo giudizio sulla formazione ospite? La loro non è stata la miglior partenza possibile, specie per chi deve puntare alla promozione. Devono prendere subito provvedimenti. Ci riprova, riuscito a fermarlo Jelenic. Palla in fallo laterale. Arini. Piccolo. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Tocco di ritorno. Arini. Occhio al suo movimento. Renzetti indirizza verso il... senza problemi qui il portiere. Sono un pareggio per loro in casa nella gara precedente. Hanno pareggiato 0-0 nonostante abbiano avuto diverse occasioni per chiudere la partita. Oggi potrebbero essere più fortunati a ottenere i tre punti. Possibilità per la ripartenza. Buon pallone filtrante. Prova a far partire il tiro. Una parata incredibile. Palla in out e dunque calcio d'angolo. Cross verso il centro dell'area. Facile la parata su questo colpo di testa. Conclusione troppo debole per creare problemi al portiere. Troppo facile. Arini. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Guadagna metri. Sabbione. Bakoku. Palla schizza via dopo il contrasto. Si aprono spazi invitanti. Supera facilmente il difensore. Ha rischiato il rigore, se l'è cavata per un pelo. Poli. Jelenic. Buono l'1-2.
Palla vagante adesso. Si continua. C'è il vantaggio. È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. Bakogu. Poli. Si avvicina all'area. Supera il difensore. Può portarsi in vantaggio. Strepitoso qui il portiere sulla conclusione a botta sicura. Ma era gol, Pier. Ma non so come abbia fatto a prenderla. Corner battuto in mezzo. Respinge il pallone di pugno. Ruba bene il pallone sulla fascia. La mette in mezzo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Piccolo. Occhio al pallone filtrante. Attenzione, occasione. Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Da lì non poteva proprio sbagliare. Troppo facile, dovevano marcarlo meglio. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Arini. Ci sono metri a disposizione. Arini. Piccolo. Puntuale qui il difensore nel recupero. Saranno 2 minuti di recupero. La mette in mezzo con questo pallone. Intervento. Si porta la più 2 con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Splendido gol di prima intenzione al volo. Davvero una giocata incredibile, Pier, incredibile. Squadra che sembra aver inserito il pilota automatico. Il tecnico può allentare un po' la tensione. Fin qui sta andando tutto per il verso giusto. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Poli. Arbitro che dice che può bastare per adesso, ovviamente. 2-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. Primo tempo incoraggiante, il suo giocato su livelli interessanti. Ha offerto un grosso contributo al successo della squadra nei primi 45 minuti con un gol e una prestazione nel complesso. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Croce. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. C'è spazio per andare. Bakogu! È tutto fermo, fuori gioco. Peccato perché era una grande occasione. Grande occasione, hai ragione, però attento l'assistente. Croce. Barça che spazza via le voci sul suo ultimo acquisto con l'ufficialità. Ha raggiunto l'intesa con il giocatore e con il suo ex club. È sicuramente un buon giocatore che credo avrà un grosso impatto su questa squadra. Difesa bassa, qui è chiara l'intenzione di far uscire la formazione avversaria. Piccolo! Straordinario stacco di testa. La girata in maniera perfetta e ha trovato un gran gol. Nonostante il tuffo disperato del portiere, un grandissimo colpo di testa. Gli autogol, si sa, fanno parte del calcio. Non credo che il difensore potesse farci molto in questa occasione. Direi di no, Pier. Forse
Voleva solo respingere la conclusione, ma la palla gli è schizzata sul corpo prima di terminare in rete. Con questo gol aumentano dunque il proprio vantaggio. Blanchard. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Cerca il cross, basso, palla che si alza, nulla da fare, brutta conclusione. Allenatore che toglie uno dei protagonisti della sfida di oggi e ci sono gli applausi, una vera e propria standing ovation per lui. Ha giocato una buona partita Pierluigi, attento, concentrato. Guadagna metri verso l'area. Ribatte il difensore. Grande difficoltà difensiva qui. Prova il difensore, un muro su questo tiro. Grande contrasto qui. Jelenic. Cross in mezzo, si gioca, vantaggio. Hanno accorciato le distanze con questo gol e cercano la rimonta perfetta. E chi può dirlo? Di certo dimostrano di essere ancora in partita, almeno a livello mentale, ed è già qualcosa. Questo gol non sminuisce affatto l'ottima prestazione odierna del portiere avversario. Assolutamente no, Pierre. Senza le sue parate i gol potevano essere molti di più. Occhio, cerca l'area di rigore. C'è stata la deviazione provvidenziale e sarà dunque corner. Palla verso il centro dell'area. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Ecco il tiro, occhio al rimbalzo. Ha avuto coraggio qui l'attaccante, se avesse centrato anche la porta adesso commenteremmo un gol eccezionale. È difficile fare gol qui, ci ha provato. Da apprezzare comunque il tentativo, decisamente meno il risultato. Guadagna metri. Palla in fallo laterale. L'allenatore opta per un cambio. Cerca il pallone profondo, nessun problema per il portiere. Ancora un quarto d'ora da giocare. Croce. C'è spazio per andare. Attenzione al tiro, ottimo intervento del portiere. Rimessa laterale da posizione avanzata. Moro, occhio al cross sul primo. L'ha messa dentro di testa, un gol bellissimo. L'ha girata in maniera perfetta e ha trovato un gran gol. Grande tempismo, grande stacco per l'appuntamento col pallone. Grande caparbietà, hanno voluto davvero questo gol con tutte le loro forze. Attaccante bravo qui ad avventarsi su questo cross dalla destra e a fare secco il portiere. Non poteva sciupare una palla così limpida, no. Ha scelto bene il tempo e ha colpito di testa superando il portiere. Ah sì, è davvero una bella giocata la sua. Bakogu. Ci sono metri a disposizione. Intercettano bene il pallone. Attenzione, pericolo! Palla respinta dal difensore. Ancora 4 minuti da giocare. Occhio al suo movimento. Prova ad andare. Ribatte il difensore. Almici. Ci saranno 3 minuti di recupero, Pierre. Renzetti, bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. A metri davanti a sé, attenzione. Occhio al traversone, nessun problema con l'uscita del portiere.
Game over, finisce la gara. Match che praticamente è durato pochi minuti, giusto il tempo per questa squadra per prendere il largo e salutare gli avversari. La formazione avversaria passa da subito in grave difficoltà, prima ancora di passare in svantaggio, situazione che si è fatta via via più complicata. Supera il difensore.